Simone Maltempi, che è l'amministratore delegato di Altarea Italia, la filiale italiana del gruppo francese Altarea, società che è stata incaricata di gestire l'ampliamento del centro commerciale Le Due Torri, a una decina di minuti da Bergamo, un'area molto importante per quanto riguarda il panorama industriale e economico italiano, e poi un'area, lo sappiamo, che ha anche vissuto in primo piano il caos e insomma tutto quello che è legato alla pandemia di coronavirus. Innanzitutto, benvenuto Simone qui in diretta sulle Fonti Buongiorno. TV. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno a te. Ecco, allora, un progetto, quello delle Due Torri, il centro commerciale molto ambizioso, perché si parla di un ampliamento di 8.000 metri quadri. La prima domanda, ecco, che ti voglio fare è questa, perché appunto è un progetto ambizioso in un periodo però ancora delicato dal punto di vista dell'equilibrio economico. È l'esempio di come si deve reagire con coraggio ma anche con pragmatismo di fronte a un evento catastrofico come la pandemia? Assolutamente, questa è una dimostrazione concreta che il nostro gruppo non è rimasto con le mani in mano, ecco. Abbiamo iniziato questa operazione, abbiamo inaugurato la prima pietra nel dicembre del 2019. Nessuno di noi si aspettava minimamente quello che poteva accadere. A febbraio è scoppiata questa catastrofe che ha investito tutto il mondo, in particolare la zona dove appunto il centro è situato, quindi quella di Bergamo. E è chiaro che determinate riflessioni avremmo potuto anche farle, nel senso che potete immaginarvi che dopo due mesi di lavori, neanche scarsi, determinate scelte potevamo farlo. Nonostante tutto, il nostro gruppo con pragmatismo e anche con molto coraggio ha deciso di andare avanti, ha deciso di affrontare questa sfida con la consapevolezza che comunque sarebbe stata una parentesi, che comunque serrando le fila avremmo potuto farcela in un contesto veramente estremamente incerto, mai come in quel periodo, perché effettivamente non c'era la minima visibilità su come veramente poteva evolvere quella situazione. E il fatto di averlo portato a compimento dopo quasi due anni è motivo di estrema soddisfazione. Potete immaginarvi cosa vuol dire coordinare un cantiere quella portata, con tutta quella serie di attività per lunghi tratti anche da casa, con tutto ciò che quello che può comportare la limitazione nello spostamento, nell'ottica appunto della gestione di un'operazione di questo tipo. E ci aggiungiamo che questo ampliamento è stato interamente destinato a quelle attività del tempo libero, quindi cinema, palestre, ristorazioni, centri divertimenti, che sono state maggiormente impattate da questo evento. Quindi c'è stato anche non solo un lavoro importante lato tecnico, lato operazione cantiere, ma anche molto di relazione, di rapporto con i tenant, che comunque hanno sposato con noi questo approccio e sono arrivati con noi fino alla fine, perché gestendo le relazioni con gli operatori siamo riusciti a tenere l'assetto iniziale e a gestire l'assetto iniziale e ritrovarcelo nell'apertura appunto finale dell'ampliamento, ecco. Ecco, hai giustamente detto che la maggior parte, insomma, dell'ampliamento riguarda delle strutture che hanno a che fare con il fitness, la ristorazione, il cinema, insomma, potremmo dire la socialità. Ed è un aspetto molto rilevante in questo periodo, perché in realtà gli effetti della pandemia di coronavirus non si sono ancora dileguati, anzi si teme appunto una quarta ondata, e c'è appena stato il decreto del Consiglio dei Ministri con una nuova stretta all'introduzione del Super Green Pass. Io ho letto che voi avete l'obiettivo molto ambizioso dei 6 milioni di visitatori all'anno, per cui ecco, mi chiedo come è possibile raggiungere questo obiettivo conciliandolo con le norme a cui dobbiamo sottostare, quelle del distanziamento ed eventualmente anche a nuovi lockdown, a nuove chiusure. Allora, in questa domanda sono diversi concetti. Vado a... Allora,
l'offerta commerciale. Perché questa offerta commerciale? Noi volevamo da una parte, dopo 11 anni, ampliare l'offerta del centro commerciale, dando qualcosa di nuovo. Dall'altra parte volevamo rispondere a un bisogno che sentivamo sempre più pressante a livello generale, ma a livello particolare nel nostro bacino d'utenza, quindi quello di esperienza, divertimento e aggregazione. Da qui nasce, da qui nasce il progetto, integriamo il centro commerciale esistente con questa piazza nuova in grado appunto di rinnovare l'esperienza dei nostri clienti. Come dicevo prima, le grandi difficoltà le abbiamo avute non solo perché a livello appunto tecnico di cantiere abbiamo dovuto subire degli stop, abbiamo dovuto subire dei rallentamenti, abbiamo dovuto gestire appunto l'operazione in coerenza con l'evoluzione della pandemia, ma anche perché appunto i soggetti, i protagonisti di questo ampliamento sono delle insegne interamente destinate al tempo libero. Quindi fatta questa premessa, appunto, è stato un importante lavoro di relazione anche da questo punto di vista. E lo sottolineo con molta importanza, tutte le insegne che erano con noi, come dicevo prima, all'inizio dell'operazione, quindi nel momento in cui abbiamo posto la prima pietra, sono arrivate a destinazione dell'ampliamento. Quindi è stato un importante gesto, un importante segno di fiducia di tutti i player. Parliamo di player molto importanti, come appunto il gruppo Orso Pomodoro, il gruppo CGR con Oliver West, lo stesso gruppo Arcadia con il Multiplex, quindi ripeto, il gruppo Cremonini con Billy Tacos. Quindi c'è stato veramente un patto tra la proprietà e i tenant per arrivare a destinazione. Quindi, fatta questa premessa, è chiaro che un ampliamento di questo tipo in Salsa Loisir cozza con tutto ciò che attiene al distanziamento sociale. La grande sfida è stata quella di dire: perfetto, è una parentesi, passerà. L'uomo è stato creato per vivere insieme, non per vivere distanziato, quindi passerà. Lei mi parla di una quarta ondata, è vero, c'è questo rischio, comunque sia ci troviamo in un contesto di incertezza. Quello che possiamo vedere in questo momento è che come abbiamo navigato a vista nel corso di questi 2 anni che ci ha portato all'apertura, lo faremo fin tanto che la situazione non sarà normalizzata. Abbiamo una fiducia prudente nel fatto che da un lato vediamo una ripresa una crescita del PIL, nel miglioramento del sentiment e della fiducia dei consumatori e delle imprese, e dall'altra parte e comunque sia vediamo che i progressi nella campagna vaccinale. Quindi lo dico a bassa voce, però sì, mi sembra di capire che l'efficacia vaccinale sia assolutamente lì da vedere. Dall'altra parte è chiaro che permane un grado di incertezza, uno stato di emergenza che comunque sia c'è, quindi uno stato di fiducia prudente è il nostro stato d'animo. Ripeto, per quel che riguarda le affluenze nel centro commerciale, noi abbiamo visto che nel momento in cui la Lombardia è divenuta zona bianca, noi in Lombardia abbiamo 2 centri commerciali, le 2 torri e anche la Corte Lombarda di Bellinzago, abbiamo ritrovato in modo molto molto veloce sia le affluenze, le frequentazioni. Questo sta a indicare che il prodotto centro commerciale rimane un prodotto interessante e con un certo appeal per i clienti, ma la cosa più importante è abbiamo ritrovato i volumi d'affari, i fatturati, quindi la gente è ritornata con una velocità interessante e l'ha speso. Quindi quelle che erano le abitudini nel pre-Covid sono state ritrovate in modo molto, molto veloce nei mesi che appunto da giugno, adesso noi abbiamo i dati ad ottobre, da giugno riportano ottobre, e questo è un segnale molto incoraggiante per quel che riguarda l'industria dei centri commerciali e per quel che riguarda appunto in generale l'economia. Non scordiamoci che il settore dei centri commerciali pesa circa 4% del prodotto interno lordo, quindi non è proprio un'industria estremamente marginale, è un'industria importante che gioca un ruolo in termini di produzione di reddito, in termini di occupazione e di indotto.
generale. Certo, sì, pesa tantissimo ovviamente poi anche sul nostro prodotto interno lordo. E ci avviciniamo anche tra l'altro per quanto riguarda proprio la stagione dell'anno a un periodo che per il centro commerciale è bello vivo, intenso, quello del Natale, il periodo natalizio, delle feste. C'è una preoccupazione per quanto riguarda l'economia, perché sappiamo che l'inflazione, l'aumento dei prezzi e la diminuzione del nostro potere d'acquisto, parlo naturalmente del portafoglio degli italiani, potrebbe incidere poi sulla volontà anche di spendere qualcosa in più o qualcosa in meno rispetto alle prossime festività natalizie. Ecco, voi lo temete, temete questo problema dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi sul vostro indotto? Sicuramente questa è un'altra variabile che a livello macro rende lo scenario, contribuisce a renderlo ancora più incerto. Ma in generale quello che posso dirvi è che noi vediamo più che la paura dell'inflazione, vediamo che il cliente è molto sensibile allo scenario legato all'emergenza. Cioè, nel momento in cui c'è una stabilizzazione dell'emergenza sanitaria, il cliente ritorna, vive il centro commerciale, perché comunque sia questi centri commerciali hanno anche una valenza che va al di là di quella economica, soddisfano dei bisogni, hanno questa valenza sociale, rappresentano per molti contesti delle piazze laddove non ci sono dei paesi o dei villaggi che comunque sia offrono questo tipo di spazio. Quindi la gente torna, spende, perché comunque sia sono delle realtà integrate in dei contesti che vanno al di là di questo aspetto puramente economico, di acquisto. Il tema è lì, se effettivamente riusciamo a tenere sotto controllo, riusciamo ad avere la regione Lombardia, perché noi abbiamo un indotto che sono solo in Lombardia, in zona bianca, credo che affronteremo un Natale assolutamente interessante dal punto di vista sia delle affluenze che dei volumi d'affari, e anche se le attuali normative non ci consentono di fare eventi tali da favorire l'aggregazione o comunque sia la festa, sicuramente sarà un Natale più normale di quello dell'anno scorso, assolutamente. Ecco, Simone, un'ultima considerazione, perché abbiamo parlato appunto dell'ampliamento del centro commerciale delle Due Torri e di come Altarea con ottimismo e pragmatismo continui insomma ad investire e lo farà anche nel 2022, perché avete in programma l'apertura della food hall della stazione Garibaldi, che è stata descritta, ho letto insomma alcune tue dichiarazioni, come uno spazio innovativo aperto sia ai viaggiatori ma anche alla città. Ecco, ci vuoi spiegare esattamente come verrà concepito questo nuovo spazio? Allora, noi ci occupiamo di centri commerciali e nel 2019 abbiamo vinto la concessione per lo sfruttamento commerciale pubblicitario di 5 stazioni del gruppo Ferrovie dello Stato, tra cui c'è Milano Porta Garibaldi. Milano Porta Garibaldi si trova in un quartiere assolutamente nuovo, innovativo, che è un connubio tra le caratteristiche, la milanesità della città e la modernità dell'Europa e l'ultima concezione per quel che riguarda appunto l'architettura e il design. L'obiettivo nostro, sin da quando ci siamo aggiudicati questo processo selettivo, è stato quello appunto di integrare questa stazione in questo contesto urbano, come dicono i francesi, in questo morceau de ville. È chiaro che parliamo di una stazione ferroviaria, senza ombra del dubbio, ma parliamo di uno spaccato di Milano che è incredibilmente immerso nella città e non solo dialoga con i grattacieli, ma dialoga con un contesto urbano intorno che è densamente abitato, in forte sviluppo, che rappresenta ormai un'attrazione anche turistica Sì. per il flusso appunto dei turisti che vengono in Italia a Milano.
Quindi cosa abbiamo pensato? Sicuramente abbiamo questo spazio molto bello che guarda su Piazzale, su Gaulenti, e insieme appunto al gruppo RFI procederemo con la riqualificazione del piazzale Freud, di Piazza Freud, che è il piazzale antistante alla stazione di Porta Garibaldi, e sulla facciata andremo a sviluppare a tutta altezza, quindi dal piano terra al secondo piano, andremo a sviluppare questa food hall che conterrà circa, perché ancora stiamo definendo, sei concept di ristorazione. Una ristorazione quindi aperta verso la città, con dei deor esterni, e al tempo stesso al servizio dei viaggiatori. L'obiettivo è quello di creare un'offerta capace di soddisfare dei bisogni a tutto tondo in tutti gli orari della giornata, quindi a partire dalla mattina fino a notte inoltrata, perché l'obiettivo è che questo polo sia aperto anche indipendentemente dagli orari della stazione, e possa appunto soddisfare a tutto tondo le esigenze, quindi dalla colazione all'aperitivo, al pranzo business, passando per un fast food, una ristorazione veloce, passando per il forno, per la bakery. Quindi a breve saremo in grado di comunicare maggiormente quelle che sono le novità di questo progetto, in quanto procederemo con la consegna, quindi l'inizio dei lavori ai tenant che si sono aggiudicati questo processo selettivo, anche in questo caso un processo selettivo, e quindi niente, vi diamo l'appuntamento senza dubbio nel primo semestre dell'anno prossimo per questa inaugurazione. Certo, per questo spazio, insomma, che viaggia verso una concezione della città, come hai definito tu, a 360 gradi, aperta 24 ore su 24, con una Milano che dovrebbe avvicinarsi sempre di più alle grandi metropoli internazionali europee. Assolutamente, assolutamente. Perfetto. Simone, io ti ringrazio molto per il tuo intervento, la tua disponibilità, e allora a presto ancora sulle fonti TV. Grazie a voi, buona giornata.